presenti all'assemblea erano due subcommissari dell'Agenzia per i rifiuti, agenzia regionale, più il presidente, il commissario di questa agenzia, avvocato Gianfranco Grandaliano. Sono intervenuti tutti i comuni rappresentati al 90% dai loro rispettivi sindaci. Solo il comune di Stornara, per un impedimento dell'amico Rocco Calamita, era rappresentato dal suo assessore, e il comune di Carapelle, che non ha il sindaco, dal commissario straordinario, che ha dato, devo dire, un contributo importante a questa riunione. Sono conclusioni interlocutorie. Perché? Perché ci siamo riaggiornati al lunedì prossimo, se non sbaglio 26 febbraio, alle ore 12, al consorzio. Tutti i comuni hanno garantito di arrivare con il contratto di ARO sottoscritto, o quantomeno con tutti gli atti propedeutici alla sottoscrizione di quel contratto, già compiuti, già esauriti nelle varie fasi amministrative. La sottoscrizione di questo contratto è assolutamente indispensabile, tutti hanno convenuto su questa decisione, è assolutamente indispensabile per garantire la sopravvivenza dell'azienda. La decisione è: tutti i 9 comuni sottoscriveranno il nuovo contratto di ARO del valore di 14 milioni annui per SIA. Il commissario Grandaliano ha preteso che ad ogni contratto nuovo da sottoscrivere fosse allegato il piano di rientro per tutti i comuni che hanno una debitoria con SIA. Per quanto riguarda, per esempio, il comune di Cerignola, non ci sarà bisogno di allegare nulla, perché il comune di Cerignola ha già un piano di rientro, il cui costo ha già inserito nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale. Come ha fatto il comune di Cerignola, devono fare tutti gli altri comuni. Tutti i comuni che sottoscriveranno il contratto di ARO si devono impegnare a garantire il flusso finanziario mensile necessario alla sopravvivenza dell'azienda, necessario a pagare i dipendenti dell'azienda. La SIA ogni mese ha bisogno di 1.600.000 euro. Perché il monte stipendi ammonta a 1.100.000 euro. Gli altri 500.000 euro mensili servono per pagare impegni che la SIA ha preso con i propri creditori. Io sono dimissionario. Oggi in assemblea abbiamo discusso delle dimissioni del sindaco. Devo dire che tutti i colleghi sindaci mi hanno chiesto di ritirare le dimissioni, che io non ho ritirato, perché non intendo essere il becchino di SIA. Per cui io ritirerò le dimissioni solo se il 26, quando avremo l'assemblea, cioè lunedì prossimo, queste condizioni saranno garantite. I comuni dovranno dare questa duplice risposta: contratti e flussi finanziari.
Io devo sapere che matematicamente il primo di ogni mese tutti i sindaci devono inviare il dovuto alla SIA. Se si verificano queste due condizioni, ci sono le premesse per continuare e per difendere la esistenza di SIA.